e Einstein e Poincaré. Allora, qui diciamo, la facciamo breve perché per illustrare tutto prenderebbe un po' di tempo. Se qualcuno vuole, nella mia home page che si trova, che Cocolicchio ha messo in rete, se guardate sto papers, andate sotto, ce n'è uno in cui si scrive, c'è un articolo dedicato al problema Einstein e Poincaré, quindi potete leggere lì dei dettagli. Ma qual è il problema? Il problema è questo: la relatività speciale, diciamo, per esempio il Whittaker, il famoso Whittaker, sostiene che è di Poincaré. Nessuno sa questo, cioè quasi nessuno lo sa. In realtà Poincaré scrisse il suo articolo sui Comptes-Rendus, diciamo 3 mesi prima, mi pare, dell'articolo di Einstein, un articolo breve. L'articolo lungo invece viene pubblicato nel 1906 sui rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, dove poi Poincaré pubblicò il famoso anche ultimo teorema di Poincaré. Allora, di solito i fisici non sanno questo perché raramente leggono poi Einstein, figuriamoci se hanno mai letto Poincaré, matematico comunque. E dunque è un fatto. Allora, c'è questo articolo di Poincaré che anzi dove fa tutto quello che fa Einstein, ma di più. Cioè il di più è questo, cioè lui dà un abbozzo della teoria della relatività generale, perché un punto cruciale è che lui a Poincaré vuole che anche la gravità vada con velocità c. Dopo discuterò di questo punto, è la stessa velocità della luce. Allora lui sapeva, che era una persona molto colta, sapeva che Laplace si era posto il problema se la gravità vada con, abbia una velocità finita, perché prima la faceva andare con velocità infinita, e studiando le disuguaglianze della Luna, sapete che c'erano due grandi cose che non tornavano con la teoria newtoniana, il moto di Saturno e Giove, la risonanza 12 per il periodo sono 12:30, risonanza 5:2, e il moto della Luna. Il moto della Luna era complicato, Newton gli ha dedicato 50 pagine del terzo libro dei suoi, ma non, erano difficilissimi da capirsi, e studiando a Parigi l'Accademia ha proposto 2 premi nel 1740-80, vinto da Eulero, ma non l'hanno risolto. Poi Laplace risolse il problema, però per Saturno, però per la Luna era in difficoltà, e allora proprio per studiare la Luna lui cercò di vedere se potesse essere che la gravità andasse con una velocità finita, e aveva stabilito che la gravità andava almeno 100 milioni di volte più veloce della luce. Poincaré, d'altra parte, aveva, adesso dirò poi Einstein Poincaré, ma Poincaré, diciamo, introduceva la teoria della relatività dicendo che la velocità della luce era costante, e voleva anche che la gravità andasse con velocità c. E sapeva poiché Laplace era posto l'altro problema, il problema di ciò che non era vero. Allora soltanto nel 1904, perché la Poincaré aveva già proposto tutto nel 1900 nella science e l'ipotesi, ce l'ho qui, un libro che Einstein conosceva a memoria, questo è noto, diciamo, Einstein si trovava con i suoi amici di un circolo di cui non ricordo il nome e commentavano i libri di Poincaré e di altri. Einstein conosceva Poincaré a memoria e talvolta nei suoi lavori è ripetuto alla lettera, come se fosse copiato, diciamo. E allora, soltanto nel 1904 Poincaré ha capito che se teneva conto della differenza tra l'atto di emissione e l'atto di ricezione della gravità, i dati cui si riferiva Laplace erano compatibili col fatto che la luce andasse con velocità c. E soltanto allora pubblicò il suo lavoro nel 1900, 3 mesi prima di quello di Einstein. Naturalmente Einstein non conosceva il lavoro di Poincaré pubblicato 3 mesi prima, questo credo sia evidente, però conosceva tutte le premesse che erano scritte nella science e l'ipotesi, e essendo un giovane estremamente brillante, in 10 minuti o mezzo anno ripercosse tutto i calcoli sono banalissimi, e diciamo a posteriori, insomma, per quelli bravi sono banali, e quindi lui pubblicò indipendentemente da Einstein, da Poincaré, questo fatto. Però diciamo, allora di solito la gente non sa che c'è questo lavoro di Poincaré. Quando uno lo sa, dice: ma allora cosa cavolo è successo? In particolare c'è il nostro amico Abraham Pice, che è stato citato, che dedica un capitolo a questo. E Abraham Pice dice una cosa per cui Einstein l'avrebbe preso a calci nel sedere, perché l'alternativa sembra essere, siccome Poincaré l'ha scritto prima, o Einstein ha copiato o Poincaré non ha capito. Allora Pais dice, chiaramente Poincaré non ha capito, e si mette a dimostrare che non ha capito in una maniera assolutamente ridicola. Poincaré, immaginatevi se Poincaré, che aveva fatto le geometrie non euclidee, postula che la velocità della luce è costante in tutti i sistemi inerziali e non è capace di dedurre le trasformazioni che c'erano già
c'erano già da, tra l'altro, cioè, quindi è assolutamente ridicolo. E quindi Poincaré non ha sbagliato, e la mia interpretazione è la seguente: Einstein non ha copiato, essendo la mia tesi è questa: Einstein è Poincaré, adesso ve lo dimostro, cioè non è che abbia copiato, lui è Poincaré, cioè adesso ve lo dimostro con una indagine psicanalitica che scende, diciamo, da questo libro Schilpa Einstein, scienziato filosofo, che raccoglie le conferenze dedicate ad Einstein nel 1949, poco prima che morisse, in cui lui, vi dirò come dimostra, come si vede questo fatto. Sì, prego. Sì. No, penso che mi senta, no? Va bene, l'osservazione era semplicemente questa, che vi è un approccio di base differente, almeno a quanto io mi ricordo dalla lettura dell'articolo di Poincaré, perché nell'articolo di Poincaré vi è un approccio eterista. Dal punto di vista del, sì, dal punto di vista dell'esistenza del sistema di riferimento assoluto. Questo mi sembra di ricordare. No, assolutamente no. Naturalmente Poincaré usava il linguaggio che usavano tutti, diceva l'etere. Ma naturalmente lui dice, tutti quanti dicevano le onde elettromagnetiche nell'etere, ma è un modo di dire. No, assolutamente, lui a pagina 1 del suo libro dice: in tutti i sistemi inerziali la velocità della luce è la stessa C, che chiamo 1. No, è un'espressione di linguaggio, naturalmente è soltanto... Adesso, volevo dire questo, quindi, che Poincaré, non soltanto, perché diciamo, quando uno ha postulato che la velocità è costante, dopo tutto segue, lui ritrova le trasformazioni di Lorentz, anzi le corregge, perché Lorentz aveva fatto un errore nel trasformare le cariche, le correnti, lui con gentilezza, ma voglio dire di più, lui siccome vuole postulare che anche la gravità va con velocità C, allora nell'ultimo paragrafo dimostra come devono essere, come bisogna cambiare la legge di gravitazione di Newton affinché sia covariante. E diciamo, facendo questo, trova che la legge di Newton deve dipendere dalla velocità, e con questo riesce a spiegare 8 dei 42 secondi di quelle famose. Quindi non spiega, però è un inizio di relatività generale, lui fa molto più di Einstein, e comunque ti garantisco che se possiamo leggerlo insieme non c'è dubbio che lui l'avesse. Allora, voglio dire, l'alternativa sembrava Einstein ha copiato, Poincaré non ha capito, e naturalmente Pais dice che Poincaré non ha capito portando delle dimostrazioni ridicole. Ma allora come io vi dimostro, cos'è la mia tesi che Einstein e Poincaré? È questa, diciamo. Allora, questo è l'Einstein scienziato filosofo, dove prima c'è l'autobiografia scientifica di Einstein, che vi riferirò questo anche dopo per il fotone, che è un capolavoro assoluto. Dopo ci sono vari autori che gli dedicano delle conferenze. E dopo lui fa il reply, risposta agli autori. Ora, tra gli autori che... potevo dire un'altra cosa che ho dimenticato di dire. Pais ricorda un fatto curiosissimo, che quando Pais ha scoperto che esisteva questo libro, questo articolo di Poincaré, allora è andato da Einstein e gli ha detto: ma tu non l'hai mai letto questo articolo, quello pubblicato nel 5 e poi nel 6 nella versione? Dice: non l'ho mai letto. Pais naturalmente gli sembra strano e gli porta una fotocopia. Perché gli sembra strano? Perché in un articolo successivo di Einstein del 6 cita un articolo di Poincaré del 98 e poi lui lo conosceva a memoria, quindi anche se non l'avesse visto qualcuno gli avrà detto che Poincaré aveva fatto questo articolo, quindi sarebbe stato curioso di leggerlo. La mia tesi è che lui, non sapendo che Poincaré l'aveva fatto, se l'aveva fatto per conto proprio, è rimasto un po' male perché l'altro l'aveva fatto uguale a lui e quindi l'ha un po' rimosso. Però avendolo rimosso, dopo diciamo lo rivela in questo libro qui, perché quando lui risponde agli autori, in particolare risponde a Reichenbach, sapete che ha scritto diversi saggi sulla filosofia della relatività, non so quanto siano profondi, però diciamo nel saggio dedicato ad Einstein aveva discusso il problema della verità della geometria. Se la geometria, naturalmente qui devo dire questo, che io stesso ho capito la relatività quando ho capito la filosofia di Poincaré, cioè kantiana sostanzialmente, e qui ci sarebbe molto da discutere, insomma. Tra l'altro Einstein spesso parla di convenzionalismo, che è proprio la filosofia di Poincaré, quindi ci sarebbe un'analisi linguistica da fare, ma lasciamo perdere. Allora Reichenbach aveva criticato Poincaré in questo suo saggio sulla geometria e la verità in geometria. Allora qui a pagina 678 Einstein dice: adesso prendo in esame il lavoro di Reichenbach, e dice: ah, Reichenbach critica Poincaré, benissimo, allora state a sentire, dice Einstein, now the following
short conversation will take place, cioè c'è una breve conversazione tra Reichenbach e Poincaré. Faccio come un attore, insomma, c'è allora Poincaré, c'è the empirically given bodies, eccetera, eccetera. Reichenbach risponde, Poincaré risponde, Reichenbach, adesso poi dice, dovrebbe rispondere, dice, parentesi, the conversation cannot be continued in this fashion, la conversazione non può essere continuata in questo modo, a causa del rispetto del presente autore per la superiorità di Poincaré come pensatore e come autore, perché questo non lo permette. In quanto segue, perciò, un anonimo non positivista is substituted for, si sostituisce a Poincaré e parla con Reichenbach non positivista, Reichenbach non positivista. Quindi lui si sostituisce a Poincaré. In questa, diciamo, in questa risposta, come sul lettino dello psicanalista, dice io sono Poincaré. Quindi questa è la mia risposta, diciamo. Einstein non ha copiato perché conosceva tutti i precedenti a memoria e lui li riporta quasi copiandoli, diciamo, ma perché le parole sono le stesse di Poincaré. E naturalmente Poincaré non è vero che non ha capito, perché era troppo intelligente, era il più grande genio che ci fosse, le cose troppo semplici. Lorenz aveva le formule ma non le capiva, cioè le voleva interpretare con l'etere, con i modelli di etere. E Poincaré per primo dice... lasciamo perdere i modelli etere, dato che tutto sembra andare in questa direzione, che non si riesce a vederlo, postuliamo, così vediamo quali sono le conseguenze. Ecco, quindi questa è la mia tesi, diciamo, Poincaré non ha copiato, era, e quando dice così Price, sono sicuro che con questo che avete sentito, Einstein l'avrebbe preso a calci nel sedere. Lui, Einstein, diciamo, si sentiva un po' in colpa, perché non è possibile che non avesse letto quell'articolo neanche dopo, Abraham Price stesso dice che lo... in maniera un po' strana, e quindi questo qui è la mia interpretazione, una piccola debolezza di Einstein in questo. Quindi va bene, allora questo è il primo punto di cui volevo parlare, siccome non è tanto noto, devo dire che devo ringraziare il mio amico Cercignani, che quando discutevo con lui di questo mi ha indicato lui questo punto della risposta degli autori in cui gli sembrava che Einstein dicesse così. Ok.